Un'esplosione tremenda nella notte a Viale Crispi a Teramo ha creato un cratere sulla strada nei pressi della stazione ferroviaria, facendo volare un tombino interrato ad oltre 150 metri di distanza. Poteva essere una tragedia con morti e feriti. Ad evitarlo l'ora tarda, intorno a mezzanotte e mezza, e 13 secondi dal passaggio dell'ultima macchina. Rumore, fuoco, fumo, blackout elettrico. Molti dei residenti hanno pensato ad un terremoto e invece era semplicemente saltata in aria una tubatura dell'Enel da 20.000 volt. Che cosa ha avvertito ieri sera? Si è sentito un grande botto che poi non sembrava terremoto, poteva essere una scossa, ma niente di questo, perché solo i lampadari hanno tremato un pochettino, poi niente, poi non si è sentito più niente. Sono affacciato a finestra, ho visto fumo forse, un po' di... e poi le sirene. Ma come fa a saltare una tubatura elettrica da 20.000 volt che passa sotto una strada centrale trafficata come Viale Crispi? Forse una rete troppo vecchia? È l'Enel che dice. Sembrerebbe che c'è stato un problema sulla linea di 20.000 volt in corrispondenza di un pozzetto, di una cameretta, così si chiama. E questo ha determinato un'esplosione, un tombino è stato sbalzato fuori per oltre 150 metri. Meno male che non è accaduto quando non c'era nessuno, in un orario che non, diciamo, in quella zona non è frequentata, ma dalle telecamere abbiamo visto che 13 secondi prima due macchine si sono incrociate in questo punto. Quindi poteva trasformarsi in tragedia, meno male che questo non è accaduto. Io questa mattina comunque, dopo essere stato informato nella notte di quello che era successo, ho sentito Enel Nazionale e ho chiesto di prendere in considerazione una verifica, perché se il motivo di quello che è accaduto è la vetustà dell'impianto, allora va subito messo in atto un'attività di verifica e magari di manutenzione della linea. È vero che il 2017 è stato un anno terribile per Teramo a causa dei noti eventi naturali, ma nel caso dell'esplosione di una conduttura elettrica da 20.000 volt nel centro di una città, di naturale c'è poco. Questa volta è andata bene, ma la prossima?